Bentrovati amici del web, il video di oggi prosegue idealmente il discorso di filosofia della scienza iniziato col video sulle presunte fake news e proseguito con quello sull'arroganza della scienza. Perché ne parliamo in un canale di nutrizione? Innanzitutto perché ci interessa e poi perché, anche se ovviamente in questi video la prendiamo sempre molto alla larga, ma se permettete, anche la nutrizione è una scienza, per cui capirne i metodi e i limiti è molto pertinente anche per noi e ci dà gli strumenti per smascherare alcune delle pericolose derive a cui purtroppo assistiamo insieme a tutto il resto anche in tema di alimentazione e nutrizione. Come anticipato, il tema centrale di oggi sarà cercare di capire, anche con l'aiuto del grande epistemologo Paul Feyerabend, perché scienza e metodo scientifico sono due cose diverse. Il metodo scientifico è un importante strumento della scienza, ma non è la scienza, e anzi, se confondiamo le due cose, rischiamo di avallare la trasformazione della scienza in uno strumento di dittatura invece che di democrazia. Come sempre comincio col raccontarvi una storia. La storia di oggi è quella di Ignaz Philipp Semmelweis, giovane medico nato in Ungheria e laureato a Vienna, specializzato in ostetricia, il quale lavorò come assistente all'ospedale generale di Vienna dal 1846 all'età di 28 anni. In questo ospedale c'erano due cliniche ostetriche, ma un problemino piuttosto imbarazzante. Nella clinica 1 la mortalità per febbre puerperale, cioè per infezione postparto nella madre, era tripla rispetto alla clinica 2. E infatti nella clinica 2 la mortalità media era del 4%, mentre nella clinica 1 morivano ben il 12% delle madri dopo aver dato alla luce. La cosa ancora più clamorosa era che anche nei parti domestici fuori clinica la mortalità per febbre puerperale era solo del 4%, in altre parole le madri rischiavano di più a partorire in clinica che non per strada. La cosa non dava pace al giovane Semmelweis: come mai questa enorme differenza tra i due reparti? L'unica differenza stava in chi ci lavorava. La clinica 1 era una teaching clinic per gli studenti di medicina, mentre la clinica 2 era destinata unicamente alla formazione delle ostetriche. Forse le ostetriche erano più brave dei dottori? Semmelweis se lo chiese e osservò attentamente centinaia di parti nell'una e nell'altra clinica, ma dovette riconoscere che non era così. Tecniche, strumentazioni, procedure, temperature, affollamento, tutto era esattamente uguale. Se non che nel 1847 ebbe l'illuminazione dopo la morte di un suo caro amico e collega a seguito di una piccola ferita che si era causato accidentalmente col bisturi durante un'autopsia, e l'osservazione che il quadro patologico del suo amico era del tutto simile a quello delle donne che morivano dopo il parto. Effettivamente gli studenti di medicina, oltre ad assistere alle partorienti, praticavano regolarmente autopsie, mentre le ostetriche no. Semmelweis ipotizzò allora che ci fosse una relazione con la manipolazione dei cadaveri, che in qualche modo contaminava i medici, i quali poi portavano questa contaminazione in sala parto. Propose quindi subito, per testare la sua teoria, che i medici si lavassero le mani con una soluzione di ipoclorito di calcio dopo le autopsie e prima di entrare in sala parto. Nel giro di un solo trimestre la mortalità nella clinica 1 crollò del 90%, passando una media del 2%, poi dell'1%, e l'anno successivo, quando il protocollo di lavaggio fu esteso non solo alle mani dei medici ma anche agli strumenti usati durante le operazioni, per la prima volta nella storia della clinica non ci fu un solo decesso per 2 mesi consecutivi. Semmelweis comunicò i suoi straordinari risultati alla comunità scientifica, che furono però immediatamente ridicolizzati e contestati molto duramente. Tenete presente ovviamente che allora non si conoscevano virus e batteri, quindi non c'era nessuna spiegazione scientifica plausibile per giustificare la raccomandazione di lavarsi le mani. Semmelweis ipotizzava l'esistenza di cosiddette particelle cadaveriche, con cui i medici si contaminavano le mani durante le autopsie e con cui poi a loro volta contaminavano le partorienti quando le toccavano, ma era una teoria completamente assurda per la medicina ufficiale, che era tutta basata sulla teoria dei quattro umori, per cui ogni malattia doveva essere spiegata unicamente come uno squilibrio tra sangue, flegma, bile nera e bile gialla, e il più delle volte si trattava semplicemente con un salasso, cioè togliere del sangue per riequilibrare questi umori. Il giovane Semmelweis fu dunque attaccato pesantemente e accusato di ciarlataneria, al punto che lo stesso ospedale di Vienna si vide costretto a licenziarlo, dopo essere stato a sua volta criticato per aver permesso a un semplice assistente di introdurre un nuovo protocollo nella pratica clinica. La reputazione del povero Semmelweis ne uscì talmente compromessa nell'ambiente scientifico di Vienna che alla fine fu costretto a ritornarsene a Budapest, dove trascorse
trascorse i successivi 20 anni a lavorare in una modesta clinica ostetrica di periferia, sempre implementando i suoi protocolli e continuando per tutta la vita a tentare di convincere la comunità scientifica della validità della sua ipotesi, ossessionato dall'idea che migliaia di donne stessero morendo inutilmente quando sarebbe bastata una cosa così semplice come lavarsi le mani per evitarlo. Ma veniva continuamente ignorato, contestato, deriso, al punto che perse il lume della ragione e finì i suoi giorni internato in una clinica psichiatrica dove, ironia della sorte, morì di shock settico dopo aver preso una randellata di botte dalle guardie. Dopo il suo internamento, anche nella sua piccola clinica di Budapest, la dirigenza diede immediatamente ordine di abbandonare il protocollo del lavaggio delle mani e nel giro di un solo mese la mortalità per infezioni postparto aumentò di ben 6 volte, passando dall'1 al 6%, ma nessuno osò dire nulla. La domanda che ci dobbiamo porre è: perché questa resistenza? Cosa gli costava in fondo lavarsi le mani ai medici? Perché uno dice, vabbè, d'accordo, alla peggio, non serve a nulla e questo Semmelweis vaneggia. Ma che ti costa lavarti le mani dopo un'autopsia? Al limite è inutile, ma di certo non è nocivo. Ebbene, è proprio questo il punto importante e per capirlo dobbiamo fare lo sforzo di calarci nell'ambiente scientifico di allora. Quella dei germi era stata proposta come teoria, ma era completamente rifiutata e derisa dalla comunità scientifica. La scienza ufficiale, come dicevamo, riteneva ancora per valida la teoria degli umori e tacciava di ciarlatani i medici che credevano nella teoria dei germi. Chi crede nei germi crede nei fantasmi, dicevano, visto che effettivamente nessuno ne aveva mai visto uno. Per cui rifiutare di lavarsi le mani era una vera e propria affermazione di fiducia nella scienza ufficiale, era uno statement con cui la maggior parte dei medici diceva: io non credo nei fantasmi, non credo nella ciarlataneria, io credo nella scienza ufficiale, la vera scienza che mi dice che i germi non esistono e quindi lavarsi le mani prima di un intervento è completamente inutile. Da qui nasceva la fortissima ostilità verso quel semplice gesto. Fare quella manovra, tutto sommato banale e innocua, quale lavarsi le mani, per gli scienziati di allora equivaleva una pubblica affermazione di credulità nella ciarlataneria e quindi se un medico si lavava le mani, il suo collega lo guardava come dire: ma che tu credi in quelle stupidaggini scientifiche? Il secondo punto da rilevare è che quando finalmente negli anni 60 del 1800 Louis Pasteur dimostrò che i germi esistevano davvero perché riuscì a osservarli direttamente sotto il suo microscopio e quindi tutti gli scienziati adesso i fantasmi potevano vederli in carne ed ossa, o meglio in membrana e citoplasma, su una lastrina di vetro sotto la lente di un microscopio, fu forse finalmente riconosciuta la validità delle tesi di Semmelweis? No. L'American Medical Association, da poco creata, si prese altri 40 anni per pensarci, durante i quali altri milioni di persone sono morte inutilmente di infezioni in ospedale, prima di riconoscere finalmente la validità della raccomandazione di Semmelweis e incorporare nei protocolli ufficiali la pratica di lavare e disinfettare le mani e gli strumenti prima di compiere qualunque operazione chirurgica. E fu la prima associazione medica al mondo a farlo, gli altri paesi arrivarono ancora dopo. La storia della scienza ci insegna, con questo come centinaia di altri esempi, come il principale ostacolo al progresso scientifico sia la fortissima resistenza della comunità scientifica alle idee nuove, diverse, che vanno contro il mainstream, mentre il paradigma correntemente accettato dalla scienza ufficiale, cioè il grosso della comunità scientifica contemporanea, va avanti per inerzia ancora per decenni, anche quando ormai traboccano le evidenze in senso contrario. Questo non vuol dire naturalmente che dobbiamo prendere per buona qualunque idea nuova, la diffidenza è assolutamente doverosa, tanto più quando le teorie nuove mancano di plausibilità scientifica, come effettivamente quella di Semmelweis, perché con le conoscenze dell'epoca era effettivamente impossibile dare una spiegazione scientifica del perché bisognasse lavarsi le mani, visto che nessuno aveva mai visto un virus o un batterio, per cui era assolutamente sacrosanta la diffidenza. Ma la lezione è che si deve sempre tenere la mente aperta, va benissimo criticare, non però l'attacco violento, l'irrisione, la derisione, l'accusa di ciarlataneria verso chi propone idee nuove o diverse da quelle imposte dalla scienza ufficiale. A maggior ragione quando si tratta di una cosa che non costa nulla e che potrebbe salvare vite umane, o forse no, ma in ogni caso non fa male a nessuno. In questo caso è assolutamente ridicolo osteggiarlo così accanitamente e per partito preso solo per voler a tutti i costi avere ragione. Ma su questo punto facciamo il nodo al fazzoletto, perché il meccanismo delle rivoluzioni scientifiche sarà argomento del prossimo e ultimo video di questa serie sulla
sulla filosofia della scienza. E notiamo invece il terzo punto da trarre da questa storia, cioè che Semmelweis ebbe un'idea effettivamente imperfetta, diciamo pure sbagliata, per spiegare la sua teoria, cioè quella delle particelle cadaveriche, ma il fatto che la sua idea comunque circolasse accese la lampadina a qualcun altro e contribuì allo sviluppo di una teoria più organica e corretta, quella dei germi, che poi finalmente arrivò ad essere dimostrata dalle osservazioni al microscopio. Questo punto è cruciale perché si tratta di un atteggiamento già molto permeato nella cultura collettiva, in cui molti trovano normale dire sì, vabbè, certo che si può essere contro l'establishment, ma ci vogliono i dati, le prove, gli esperimenti, i riferimenti. Ecco, io qui temo che si faccia un po' di confusione tra il modo migliore per far progredire la scienza e la libertà di espressione ed opinione. Sono due cose diverse e se cominciamo a confonderle c'è qualcosa che non va. Ora, se volete dirmi che per essere credibili e presi sul serio bisogna argomentare, fare esperimenti, produrre dati, ci mancherebbe, ma queste cose stanno a valle, non a monte, perché se passa l'idea che uno non può aprire bocca per esprimere le sue idee prima di aver fatto tutti gli esperimenti e pubblicato i risultati su Nature, ragazzi, staremmo freschi, sarebbe tutto paralizzato, la conoscenza umana non andrebbe avanti di mezzo millimetro. Nessuna grande scoperta nasce in sé compiuta e perfetta dalla mente di una persona sola. Nasce magari come intuizione piena di errori, ma che va in una certa nuova direzione. Le idee innovative nascono abbozzate, parziali, strambe, fallaci, imperfette, per cui devono poter circolare in modo da contaminarsi, essere prese, corrette e migliorate. Se l'intuizione circola, ci sarà qualcun altro che la prende e la perfeziona, qualcun altro ancora che trova un errore e lo corregge, qualcun altro che cambia ancora qualcosa, aggiunge un pezzo a una nuova intuizione ispirata dalla precedente, eccetera. Se invece diciamo che uno può parlare solo dopo che ha avuto l'idea nuova, ha fatto tutti gli esperimenti, inviato il manoscritto a una rivista scientifica e pubblicato i risultati, beh, auguri, il primo pari trova l'inesattezza, gli dice t'ho trovato l'errore, falsificato la tua teoria, adesso tornatene zitto e buono nel tuo angolino, non si pubblica niente, non si comunica niente, nessuno ne saprà mai niente e fine della storia. E invece prima ci vuole il caos, il dibattito, il marasma, la pazzia, il pregiudizio, la testardaggine, l'istinto, la circolazione di tutte le idee, poi da lì nascerà magari la teoria e allora si penseranno agli esperimenti per metterla alla prova, ma uno le sue idee le deve poter esprimere e non ha bisogno né di dati né di esperimenti né di prove per poterlo fare e non per questo è lecito censurarlo. Quindi innanzitutto non confondiamo l'epistemologia con la libertà di espressione. All'articolo 21 della nostra Costituzione c'è scritto che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione e non mi risulta ci sia una clausola che questo si possa fare solo con riferimenti bibliografici o dopo aver fatto e pubblicato un esperimento e nemmeno ci sia scritto che le proprie idee si possono esprimere solo al bar davanti a un bianchino ma non su Twitter o su un blog. Solo nelle pubblicazioni scientifiche si ha l'obbligo di parlare secondo le regole del metodo scientifico, invece in tutte le altre sedi deve essere possibile la circolazione di tutte le idee e posizioni, incluse quelle più ascientifiche, assurde e fastidiose del mondo. E non c'è situazione né circostanza eccezionale di fronte alla quale una società democratica possa giustificare di mettere bavagli alla libertà di espressione e di opinione e tantomeno punire l'opinione come un reato, perché questo è caratteristico soltanto delle più squallide dittature. Oh, e questo per quanto riguarda la libertà di espressione. Se poi invece passiamo a discutere del modo migliore in cui può progredire la conoscenza, anche qui dobbiamo stare attenti a un'altra pericolosa deriva, cioè il concetto che se qualcosa è al di fuori del metodo scientifico non ha spazio nel regno della scienza e quindi andrebbe soppresso. E se non cogliete immediatamente la differenza è perché c'è una diffusa confusione tra la scienza e il metodo scientifico. Già tante volte abbiamo citato Karl Popper, oggi facciamo entrare in scena anche Paul Feyerabend. Sono entrambi autori straordinari per il contributo che hanno dato alla filosofia della scienza e può sembrare una cosa un po' paradossale visto che normalmente vengono considerati acerrimi avversari, perché il primo si occupava di sistematizzare il metodo scientifico, il secondo si esprimeva contro quel metodo. In realtà non c'è nessuna insormontabile contrapposizione e l'equivoco nasce appunto da questa confusione tra scienza e metodo scientifico. Il metodo scientifico è uno strumento della scienza, un formidabile strumento a disposizione della scienza, ma non è la scienza, nel senso che la scienza non si esaurisce nel suo metodo scientifico, ma è di più, c'è anche molto altro.
Uno dei libri più famosi di Feyerabend, scritto a metà degli anni 70, si intitola appunto Contro il metodo e per chi volesse intraprenderne l'istruttiva lettura consiglio l'edizione italiana Feltrinelli, non solo perché è la più economica, ma perché è impreziosita dall'ampia introduzione del compianto professor Giorello, che nei suoi corsi di filosofia della scienza dava sempre ampio spazio alle posizioni di Feyerabend. Ebbene, in questo libro l'autore ci fa vedere in modo molto dotto come i maggiori balzi in avanti della storia della scienza sono tutti nati fuori dal metodo scientifico così come lo intendiamo oggi, e come se fosse stato applicato in modo rigoroso il metodo di Popper, falsificazione, limitare il dibattito alle sedi scientifiche, eccetera, nessuna delle maggiori scoperte della storia della scienza sarebbe potuta emergere. Sarebbe stata stroncata sul nascere dopo il primo tentativo di parlarne su una rivista scientifica e nessuno avrebbe mai finanziato mezzo esperimento. Se la scienza fosse solo il metodo scientifico non farebbe grandi progressi e non andrebbe molto lontano, perché il metodo scientifico è un processo molto strettamente irregimentato, con regole estremamente rigide, ed è uno strumento straordinario per mettere alla prova le teorie generando conoscenza oggettiva, onesta e libera quanto più possibile da bias e pregiudizi. Ma se la discussione scientifica fosse fatta solo in quei stretti confini, difficilmente lascerebbe spazio a grandi intuizioni. Il metodo scientifico è un po' come seguire delle istruzioni molto dettagliate per montare un mobile complicato. Se vogliamo che quel mobile venga montato bene, dobbiamo attenerci strettamente alle regole. Ma se vogliamo inventare un nuovo mobile di design completamente innovativo e rivoluzionario, beh, allora non solo non ce ne facciamo più nulla né delle regole né delle rigide istruzioni, ma esattamente il contrario: se ci fermiamo a quelle saremo fortemente limitati. Per cui il mobile innovativo prima lo dovremo inventare di sana pianta, fuori da ogni regola, standard e imposizione, e poi, ma solo poi, ne scriveremo le istruzioni. Se invece pensiamo di poter inventare il mobile nuovo partendo dalle istruzioni di quello vecchio, beh, non andremo molto lontano, potremo al limite cambiare qualcosa o migliorarlo un po', ma certo non ne uscirà nulla di rivoluzionario. Quindi la scienza ha questo strumento meraviglioso che è il metodo scientifico, ma ha anche bisogno di creatività, di ingegno, di pazzia, di scienziati che sono esseri umani e quindi hanno i loro interessi, i loro sentimenti, le loro passioni, le loro idee magari strambe, commettono i loro errori, sono motivati dai loro pregiudizi, i loro bias, le loro idiosincrasie, i loro tornaconti da perseguire, magari anche dall'intreccio con interessi politici o economici o quant'altro. E tutto questo va benissimo, magari da uno scienziato che agisce partendo da un preconcetto del tutto balzano e non provato, motivato da tornaconti personali, dal desiderio di fare carriera, di arricchirsi con un brevetto, e che progetta certi esperimenti solo per far piacere e ottenere finanziamenti da una lobby politica di cui è simpatizzante, o perché no, magari semplicemente perché si impicca un'idea contro ogni prova ma per semplice istinto e testardaggine e persevera contro ogni logica. Ebbene, da tutto questo coacervo di motivazioni che dal punto di vista del metodo scientifico sono esattamente il contrario di quello che sarebbe auspicabile, ma proprio da questo nasce magari quella scintilla che fa balzare avanti la conoscenza scientifica di moltissimo. Se invece si rimane sempre solo nel questo sì, questo no, questo non si fa, questo non va bene, questo non è intellettualmente onesto, questo è motivato dal tornaconto economico, qui c'è conflitto di interesse, e beh, sopprimiamo un sacco di motivazione, di slancio, e magari non arriva neanche mai quell'impulso, quella scintilla magica che apre un orizzonte nuovo. E quindi, così come è dal volgare terriccio che nascono i fiori più meravigliosi, anche nel regno della scienza non si può prescindere da tutto il marasma sotto, non possiamo pensare di soffocarlo. E su questo sono tutti d'accordo, badate, persino lo stesso Popper lo ammetteva, che pure era tra i più puntigliosi sistematizzatori del rigoroso metodo scientifico. Però Popper diceva, ok, il caos, i litigi, gli errori, i tornaconti, i conflitti di interesse, eccetera, poi però quando da quel substrato, da quel groviglio ascientifico, poi emerge l'idea, allora si deve immediatamente tirar fuori da là e sottoporla a tutti i più rigorosi e rigidi e oggettivi imparziali standard richiesti dal metodo scientifico, e se fai l'esperimento e falsifichi l'ipotesi, basta, deve finire lì, rinunciare alla tua idea, la si deve abbandonare. Per Feyerabend invece no, è lecito ostinarsi un po' di più, a mettere un po' più di caos e flessibilità e permanere più a lungo in questa sorta di limbo dentro la scienza ma fuori dal metodo scientifico, che lui chiamava l'arte della scienza. E se lo scienziato è un artista, non si può soffocare la sua intuizione, la sua creatività, non gli si può imporre subito un manuale di istruzioni, perché magari nella sua particolare situazione sarà necessario scriverne uno diverso.
Senza questo aspetto artistico della scienza, diceva Feyerabend, diventerà sempre più difficile il progresso della conoscenza. Insomma, quando si tratta di idee nuove, intuizioni nuove, il metodo deve concedere un po' di spazio, un po' di margine di manovra. Non si possono immediatamente applicare gli standard più rigorosi e spazzare via senza appello l'idea nuova sul suo nascere. Se l'idea nuova ci piace, è nostro diritto aggrapparci ancora ad essa e ritentare. Moltissime delle conoscenze che noi abbiamo oggi e riteniamo valide esistono perché nel passato i loro sostenitori vi si sono aggrappati tenacemente contro ogni logica e ragione. In altre parole, ciò che oggi consideriamo del tutto ragionevole poté nascere e sopravvivere solo perché ai tempi la ragione fu sopraffatta, o per dirla col nostro titolo, con un po' di incoscienza della scienza. Per questo Feyerabend ritiene che l'eccessiva rigidità nell'applicazione del metodo scientifico in futuro ostacolerà invece di promuovere il progresso della scienza e lo sviluppo di nuove idee. Citiamolo ancora una volta: la scienza è molto più disordinata e irrazionale della sua immagine metodologica e il tentativo di rendere la scienza più razionale e precisa ha la conseguenza di spazzarla via. Il cavallo di battaglia che usa Feyerabend per dimostrare le sue argomentazioni è Galileo Galilei, e mi soffermo anche per rimediare al modo sbrigativo in cui lo avevo tirato in ballo nel video 250, quello sulle fake news. Siccome il video era lungo, alla fine avevo tagliato alcune parti e così facendo effettivamente il senso dell'ultimo esempio, cioè appunto quello su Galileo, veniva un po' perso per strada, e allora ne approfitto oggi. Galileo Galilei era osteggiato non perché all'epoca non ci fosse un metodo scientifico, ma perché egli agiva in barba ad esso, in aperta violazione delle sue regole. In altre parole, se tornassimo indietro nel tempo di Galileo e applicassimo i rigorosi standard richiesti oggi dal metodo scientifico, ci troveremmo ancora a dover dare ragione ai suoi oppositori e torto marcio a Galileo. Non per nulla Cartesio, suo contemporaneo e autore del famoso discorso sul metodo, aveva una bassissima opinione di Galileo. Mi pare che egli pecchi molto, scriveva Cartesio di Galileo, perché in buona sostanza salta di palo in frasca, esprime la materia in modo disordinato, fa continue digressioni che non c'entrano, ignora quello che gli è scomodo e si occupa di dettagli senza considerarli nel quadro generale. E quindi, insomma, quello che tra i suoi contemporanei era il più grande sistematizzatore del metodo scientifico accusava Galileo di una notevole sciatteria scientifica, tanto da concludere, testuali parole, che la sua costruzione scientifica è senza fondamento. A posteriori, noi oggi sappiamo che Galileo ebbe ragione, ma il suo successo, insieme adesso ai rapidi balzi in avanti della scienza moderna, fu dovuto al fatto che egli ignorò bellamente e spudoratamente le regole del metodo scientifico. E peraltro Galilei non era uno che potremmo paragonare a chi oggi si chiede: ma sarà sicuro un nuovo farmaco? No, semmai lo dovremmo paragonare a chi oggi dice che la Terra è piatta, cioè una cosa che per la concezione e il buon senso comune è completamente folle, da toccato completo. La Terra si muove, il Sole è fermo. Se vabbè, dai, cara, mettiti la sciarpa per uscire, che dice Galileo che la Terra si sta muovendo a 18 miglia al secondo nello spazio cosmico. E quanto alle prove, perché alcuni obiettano sempre: vabbè, ma Galileo argomentava con i dati, gli esperimenti. No, le sue erano congetture suggerite dai dati, ma se volessimo applicare strettamente il metodo scientifico così come lo concepiamo oggi, avrebbero vinto di gran lunga i suoi avversari, che salivano sulla torre, lasciavano cadere il sasso, vedevano che cadeva perfettamente perpendicolare e dicevano a Galileo: se la Terra si stesse muovendo, il sasso sarebbe rimasto indietro, perché nel frattempo la Terra sotto si spostava. Quindi falsificata la tua teoria, e secondo il metodo popperiano sarebbe finita lì. Teoria falsificata, fine. E tutte le osservazioni, i satelliti di Giove, le fasi di Venere, le macchie solari, potevano essere spiegate tranquillamente anche all'interno del sistema geocentrico. No, la verità è che ci sono voluti 3 secoli per dare ragione all'eliocentrismo nei termini richiesti dal metodo scientifico. Facile per noi oggi, che ormai sappiamo che aveva ragione Galileo, incensare lui e condannare i suoi oppositori. E beh, del senno di poi son piene le fosse, come dice il proverbio, ma se vogliamo essere onesti dobbiamo riconoscere che all'epoca la fiammella della scienza non stava sopra Galileo, stava sopra i suoi oppositori, cioè dal punto di vista della scienza e del metodo scientifico erano loro ad essere nel giusto. Peraltro almeno la metà delle argomentazioni di Galileo si sono poi effettivamente rivelate del tutto sbagliate, e di molte di esse lo sapeva lui stesso che non stavano in piedi. Lui era un bravissimo oratore, sapeva manipolare l'uditorio, usare tecniche di persuasione e usava un sacco di forzature anche in malafede solo per tentare di convincere il pubblico della teoria in cui credeva. Quindi dal punto di vista del rigore scientifico Galileo era proprio, diciamo, insufficiente. Ma quello è il punto, che aveva ragione lui. Per cui la cosa da condannare non è che tutti gli scienziati suoi contemporanei gli dessero contro.
perché avevano perfettamente ragione, anzi avevano il dovere scientifico di dargli contro, sulla base di tutte le evidenze e di tutti i dati oggettivi a loro a disposizione, nonché sulla base dei metodi populisti e poco accademici di cui Galileo si avvaleva. L'unica cosa da condannare è che fosse stato messo a tacere, cioè che gli venisse impedito anche solo di esprimere le sue idee, per quanto assurde e ascientifiche all'epoca. Anche oggi ci sarà qualche Galileo a cui diamo contro come comunità scientifica, e non ci dobbiamo affatto sentire in colpa per questo, perché se basandoci sulle evidenze scientifiche attualmente a nostra disposizione dobbiamo trarre una conclusione opposta, non abbiamo altra scelta. L'importante è essere consapevoli che la mano sul fuoco non la possiamo mettere per nulla. Magari tra 100 anni scopriremo che gli omega 3 fanno malissimo, invece la carne carbonizzata sulla brace fa benissimo. Ma se oggi arriva qualcuno a proporre la dieta della bistecca carbonizzata, facciamo benissimo a dire a gran voce che si sbaglia. Non è che ogni volta che qualcuno sproposita possiamo farci degli scrupoli e dire "Bah, sarà mica un Galilei o un Semmelweis che poi fra due secoli si scoprirà che ci aveva ragione lui". Ovvio che no, la cosa importante però è lasciare che possa parlare, esprimere le sue idee balzane, scrivere, pubblicare il suo libro sulla dieta della bistecca carbonizzata e magari anche convincere qualcuno, oppure far venire un'intuizione a qualcun altro che dirà "No, le tue conclusioni sono sbagliate, ma effettivamente una parte del tuo ragionamento ha senso". Mi ha fatto riflettere sul fatto che effettivamente stiamo tutti sbagliando qualcosa, e secondo me la cosa si risolve in quest'altro modo. E così arriviamo all'altro capitolo, che è quello sulle sedi dove meglio può progredire la conoscenza. Vulgata vuole che se qualcuno vuole dire qualcosa contro il paradigma corrente lo può fare solo e unicamente nelle sedi scientifiche, a un convegno, producendo dei dati, facendo esperimenti e sottoponendoli ai suoi pari su una rivista scientifica. Ma anche qui faceva notare Feyerabend, se Galileo si fosse limitato a quello oggi non sapremmo neppure chi era, perché la comunità scientifica aveva guardato nel suo telescopio e non vedevano niente. Sì, vabbè, dicevano, questo telescopio è perfetto per spiare quelli del palazzo di fronte, ma per vedere le stelle non serve a niente perché si vede tutto doppio e sfocato. Bene, poi le famose prove del sasso dalla torre che falsificavano la sua teoria, e finiva lì. No, Galileo è diventato Galileo perché ha scritto le sue cose nel Dialogo sui due massimi sistemi, che non era affatto una pubblicazione scientifica, ma un libretto divulgativo destinato al grande pubblico, tanto che era scritto in italiano invece che in latino, in uno stile discorsivo pieno di artifici retorici, ed è per quello che ha fatto scalpore e ha acceso le ire dell'Inquisizione. Prima di quello a Bellarmino non gliene fregava niente di Galileo, così come un secolo prima alla Chiesa non era fregato nulla di Copernico, che pure diceva le stesse cose, ma nel chiuso circolo della comunità scientifica. Quindi, sempre per fare un parallelo con oggi, Galileo è diventato Galileo non scrivendo da scienziato su una rivista scientifica dove sarebbe stato asfaltato in un minuto dai suoi pari e consegnato per sempre all'oblio, ma scrivendo da Galgal 64 su un blog complottista rivolto al grande pubblico. Ironicamente il cardinale Bellarmino diceva la stessa cosa che dicono molti ancora oggi, cioè Bellarmino gli aveva detto "Galileo, ma perché devi andare a sbandierare le tue congetture che, come tu stesso ammetti, non sono ancora provate definitivamente davanti alla povera gente ignorante che tanto non ha gli strumenti per capirne di astronomia, col solo rischio di creare scompiglio e far vacillare le loro certezze nella fede. Non puoi limitarti a discutere tranquillamente le tue ipotesi con gli altri scienziati nelle sedi accademiche. Il popolo ignorante ha bisogno di certezze, che gli si dica "guardate, è così, state pure tranquilli, non abbiamo il minimo dubbio", e poi invece i dubbi, che ovviamente ci sono sempre, ce li sussurriamo tra di noi nel chiuso dei convegni. Il problema con questo ragionamento è che quando poi per sbaglio il popolo dovesse accorgersi che quello che davi per assolutamente certo era sbagliato, a quel punto la credibilità l'hai persa per sempre e nessuno si fiderà più. Per cui se davvero quello che ci preoccupa è che la gente possa fraintendere o non avere gli strumenti per interpretare le informazioni, allora ci sforzeremo di spiegare meglio o di migliorare l'educazione in modo che la gente possa capire meglio, ma non possiamo giustificare la censura delle posizioni che non ci piacciono con la scusa che potrebbero essere fraintese. Per tutte queste ragioni io proprio non capisco chi sostiene che non è internet il luogo dove la conoscenza può procedere. Abbiamo a disposizione un mezzo di circolazione di conoscenza, di idea, di punti di vista, di nuove intuizioni così straordinario e potenzialmente democratico, se solo lo volessimo, purtroppo oggi stiamo andando esattamente nella direzione opposta, e noi dovremmo destinarlo unicamente ai video dei gattini, mentre per le cose serie si discute solo nei congressi o inviando manoscritti alle riviste scientifiche.
Queste sedi vanno benissimo per perfezionare la conoscenza, ma non sono affatto i luoghi più propizi per le grandi innovazioni o per i cambi di paradigma scientifico, perché le eventuali idee rivoluzionarie, che sono per definizione antisistema, dentro al sistema tendono ad essere soffocate prima che riescano a farsi strada. Perché ovviamente gli editori delle riviste, i direttori degli istituti prestigiosi, che ha ormai costruito ampie reti di conoscenze e collaborazioni per cui intercetta meglio i fondi per finanziare le sue ricerche, chi gestisce i fondi con cui si può organizzare un congresso, sono tutti personaggi che, salvo rarissime eccezioni, emanano necessariamente dall'establishment corrente, che non è una cosa automaticamente negativa, sia ben chiaro, establishment non è sinonimo di cattivo. Ma certamente non è il luogo più adatto per far circolare le idee nuove, perché quello è un sistema strutturato, anche ammesso di riuscire a togliere tutte le storture, le ingerenze, i fortissimi interessi economici che pure oggi lo affliggono e lo distorcono molto molto pesantemente, ma anche togliendo quello e facendo finta che siano tutti in buona fede. E anche togliendo tutte le limitazioni inerenti a un sistema che già arrancava 50 anni fa, quando le pubblicazioni erano un millesimo di quelle che sono oggi, quello della peer review, che sì, bella l'idea platonica dei pari che esaminano il lavoro dei loro colleghi con cognizione di causa prima della sua pubblicazione su una rivista scientifica, ma tradotto nei fatti quasi invariabilmente significa sottoporre un lavoro a tre persone che il più delle volte, sommerse come sono fino a qua da impegni e scadenze, non hanno né voglia né tempo, per cui lo leggono al volo, se sono di buon umore fanno tre commentini scemi e poi dicono sì va bene, se hanno le balle girate per i cavoli loro ne fanno altri tre altrettanto idioti e dicono no male, e se invece hanno voglia di mettercisi davvero si trovano a dover giudicare qualcosa che, non essendo parte del loro lavoro quotidiano, visto l'enorme livello di riduzionismo cartesiano della ricerca che si pubblica oggi, hanno enorme difficoltà a capire e valutare, perciò o ci perdono due giorni a studiare oppure capiranno a malapena la metà dei metodi che sono stati utilizzati e del modo in cui si devono interpretare i risultati. Ma scontiamo anche tutto questo, comunque resta un sistema strutturato per favorire l'autoperpetuazione dei paradigmi correnti, al limite il loro perfezionamento, ma non per far emergere quelli nuovi. Quello semmai sarà il punto d'arrivo delle idee nuove, ma difficilmente il punto da cui partiranno, in ogni caso il posto dove faranno più fatica ad emergere e farsi strada. Quindi, se blindiamo il progresso della conoscenza esclusivamente dentro quel perimetro, dominato dal paradigma corrente, lo stiamo solo rallentando. Poi, perché? Prima o poi la comunità scientifica ci arriva anche per questa strada, ma ha i suoi tempi lunghissimi e tanto più lunghi quanto maggiori le resistenze. Pensate all'esempio che abbiamo raccontato recentemente sulla vitamina D. Sono passati più di 100 anni da quando è stata scoperta la cura del rachitismo a quando finalmente è stata riconosciuta dalla comunità scientifica. Ma in tutto quel tempo si è andati avanti a praticare cure inutili o addirittura nocive, causando danni enormi a centinaia di migliaia di bambini. Ora, se quei pionieri che invece ci avevano visto giusto e che venivano irrisi e messi a tacere dalla comunità scientifica avessero potuto comunicare pubblicamente i loro risultati su un blog, magari sarebbero riusciti a convincere qualcuno in più e ad accelerare un pochino le cose. In definitiva, se c'è una lezione cardinale che ci lascia Feyerabend, è che non solo per una questione di libertà, ma anche per rendere più spedito il progresso della conoscenza umana, le idee, di qualunque natura siano, più circolano, meglio è. Qualunque sia il luogo, sia esso una rivista scientifica, il bar della bocciofila o internet. E a questo punto c'è ancora un tema che ci resta da affrontare per riannodare i fili e chiudere il cerchio di questo lungo discorso, e cioè va bene, ma se tutta la conoscenza è tentativa e chiunque ha il diritto di dire tutto in qualunque sede, allora che facciamo? Tutto vale uguale? Gettiamo la spugna, andiamo a istinto, rinunciamo in partenza e tanto vale lanciare il dado invece che fare la ricerca? Assolutamente no. Proprio al contrario, se noi imparassimo tutti a usare la scienza nel modo giusto, cioè per quello che può effettivamente darci, invece della ripugnante distorsione che ne fanno i grandi mezzi di informazione e la politica, allora la conoscenza dell'umanità potrebbe procedere molto più spedita. Ne parleremo la prossima volta in un video intitolato «Si può credere nella scienza?», domanda la cui risposta dovrebbe essere ovvia a chiunque e banalissima, e cioè no, la scienza non è una cosa nella quale si può credere, per definizione, perché altrimenti diventa qualcos'altro, e cioè una religione. La scienza vera non ha bisogno che qualcuno ci creda, perché le cose a cui è necessario credere non sono di competenza sua. Se invece vi viene chiesto un atto di fede, non è di scienza che si sta parlando. www.spaziosfera.com, questo è il sito dove potete trovare ulteriori contenuti e inviare le vostre domande per questa rubrica. Vi segnalo anche gli account Instagram, Twitter e Facebook @spaziosfera. E a questo punto la cosa da ricordare è una sola: vita quieta,
mente lieta e moderata dieta. Tutto chiaro? Very full.